grande evento spettacolo alla Fortezza di Arezzo nell'ambito di quest'estate. Voi portate i Pink Floyd dedicandoli a The Dark Side of the Moon, dopo aver esplorato praticamente tutto dei Pink Floyd. Una bella responsabilità per un concept album così iconico. È una grande responsabilità, è un lavoro che noi facciamo da quasi 20 anni. La band ha girato in tutti i palazzetti d'Europa, gli spettacoli che abbiamo realizzato sempre su Pink Floyd sono ormai stati sold out un po' in tutta Europa. Quest'anno abbiamo avuto un'occasione particolare, siamo felicissimi di portarla qui ad Arezzo, ed è quella di poter studiare uno spettacolo incentrato su un anniversario importante, che è il cinquantenario di Dark Side of the Moon. Però abbiamo pensato di realizzarlo con il supporto di un'orchestra, realizzando un evento, crediamo, unico al mondo in questo momento. Allora, come regista e produttore, che cosa ha cercato di costruire e come ha cercato di costruire lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è molto difficile intanto, però è basato sul tentativo di non solo di mettere ottima musica sul palco e di ripercorrerla attraverso un light design appropriato, ma anche di portare gli spettatori in quell'atmosfera, in quel periodo, cercando di fargli capire perché alcune cose sono state scritte, come mai il percorso è stato quello da parte dei musicisti e anche cosa si viveva in quel periodo. Quindi attraverso videoproiezioni che sono unite allo spettacolo si cerca di far rivivere un'atmosfera, un periodo e anche le motivazioni per cui determinati artisti hanno influenzato un periodo e sono stati a loro volta influenzati da quello stesso periodo. Tra l'altro era un momento d'oro per gli stessi Pink Floyd, a parte la produzione di Alan Parsons, ma insomma c'era anche, veramente dopo Syd Barrett era un buon momento per tutti i componenti. Non solo era un buon momento, ma gli aneddoti che sono all'interno dell'album si sprecano, per cui anche quello di Claire Torrey che ha fatto Great Gig in the Sky venendo pagata 50 sterline, e poi ci sono cause, ci sono tantissimi aneddoti intorno a questa storia. Quello che va detto è che Dark Side of the Moon rimane un disco modernissimo oggi, che sentito oggi ha le stesse sonorità moderne che si può ascoltare da qualsiasi altro disco, quindi non ha perso assolutamente il suo smalto, e questo è straordinario per un disco, pensate, scritto e inciso 50 anni fa, quindi è veramente una cosa straordinaria.